Oramai non si parla d'altro. ChatGPT è considerato il servizio web con la crescita più grande di sempre, facendo qualcosa come 100 milioni di utenti a poche settimane dal suo lancio. Io stesso l'ho utilizzato nel video di mercoledì scorso, dove mi sono sfidato in una competizione di programmazione con ChatGPT. Se volete andare a vedere come è andata a finire, andate a ripescare questo video. Il chatbot di cui tutti stanno parlando in questi giorni non viene da nulla. Infatti, ci sono voluti decenni di ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale per arrivare dove siamo oggi. E quindi oggi ripercorrerò questa meravigliosa storia. Alcune delle cose che affronterò in questo video sono molto tecniche e, per motivi di tempo, anche perché questo è un video che parla di storia, non potrò affrontare tutto nel dettaglio. Tuttavia, scrivetemi qui sotto nei commenti se volete che faccia un approfondimento su una o più cose che, per motivi di tempo, dovrò andare molto veloce oggi. ChatGPT utilizza un modello di intelligenza artificiale chiamato GPT-3. GPT sta per Generative Pre-trained Transformer, ovvero Transformer preaddestrato generativo. Tenete a mente questo termine Transformer perché ci servirà dopo. Quello che ci serve sapere per lo scopo di questo video è che GPT-3 è una rete neurale artificiale che prende del testo in input e restituisce in output del testo. Ma la domanda principale è: come fa una rete neurale a prendere in input del testo? Lasciamo perdere come faccia poi a interpretare il testo, ma la domanda cruciale è come possiamo fornire del testo a un modello di intelligenza artificiale che capisce solo numeri. Ma l'altra difficoltà è che i testi, quindi magari le frasi, sono di lunghezza variabile. E come sono risolti questi due problemi? Dunque, per quanto riguarda come fa la rete neurale a prendere in input del testo, quello che si fa è quello di tokenizzare una frase. Tokenizzare significa dividerla in diverse parti. Tipicamente la si divide parola per parola, ma in alcuni casi alcuni modelli di intelligenza artificiale possono anche utilizzare due parole per volta. E quello che si fa è, si prende un token, che può essere fatto da uno o più parole, e lo si associa a un numero. Bingo! Abbiamo convertito il testo in numeri. Convertire i caratteri o comunque i token in numeri risolve un problema, ma non risolve quello della lunghezza variabile di una frase. E come hanno risolto gli scienziati questo problema? Lo vedremo dopo la sigla! Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video. Io sono Valerio e oggi parliamo della storia di ChatGPT. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E inoltre, se volete, qui sotto c'è il mio tag, seguitemi su Instagram. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere e ripercorriamo la storia di ChatGPT. Dunque, dobbiamo fare un passo indietro negli anni 80, quando vennero presentati per la prima volta le primissime versioni del Recurrent Neural Network, che sono delle reti neurali, come suggerisce il nome stesso, ricorrenti. Quello che loro fanno è relativamente semplice. Si parte da uno stato iniziale e man mano che vengono forniti i token, lo stato cambia, fino a ottenere l'output desiderato. Graficamente lo si può rappresentare in questa maniera. Su questo Recurrent Neural Network ci sarebbe un mondo da dire, come vi mostra questa tabella, ma tuttavia io mi soffermerò sulle cose che ci interessano oggi. Qua a schermo vedete che una Recurrent Neural Network fa questo genere di iterazione, perché qui c'è questa freccetta che torna indietro. Tuttavia, le reti neurali non sono in grado di fare iterazione, cioè di tornare indietro, o comunque non sono in grado di farlo nel modo che pensiamo noi. E quindi, come funzionano? Quello che fanno è un'operazione detta unrolling. E per spiegarvelo, vi faccio un esempio con un ciclo for. Supponete che abbiamo un ciclo for che abbia un numero fissato di iterazioni. 10. Quello che il codice fa è, esegue il corpo del for, incrementa la variabile indice, che di solito si chiama i, ed effettua il controllo. Se il controllo è positivo, si ripassa a eseguire le linee del codice del ciclo for, se è falso, esce. Tuttavia, il dettaglio fondamentale di questa cosa è che ho detto che abbiamo un numero prestabilito di iterazioni. E quindi, se noi sappiamo il numero di iterazioni
durante la compilazione, quello che possiamo fare è, anziché di fare questa cosa di tornare indietro, possiamo semplicemente copiare 10 volte il codice. E di fatto è quello che fanno i compilatori moderni per ottimizzare il programma. Se il compilatore sa che un determinato ciclo for, o in generale un determinato ciclo, viene eseguito un numero di volte che durante la compilazione si sa che per esempio è 10 o un numero n costante, il compilatore dice: ma perché devo fare questa cosa che torna indietro? Io so che questo codice viene eseguito 10 volte e quindi ricopio il codice 10 volte. Con la recurrent neural network si fa la stessa cosa. Come vedete qua a schermo, qua viene dato il primo token, che viene poi estratta una rappresentazione di quel token e viene dato un output. Come vedete qua, la freccia va sia giù per dare l'output che a destra, e quella freccetta a destra influenza lo stato del token successivo. Infatti qua viene dato l'altro token. Anche la rappresentazione del token precedente ha un effetto su quello stato, e quindi, tenendo in considerazione il token in ingresso e lo stato precedente, viene fornito un determinato output. E così si va per tutta la lunghezza di una frase. Questo lo possiamo fare perché la lunghezza della frase è predeterminata. La frase può essere di 10 token, di 15 token. Noi possiamo copiare la RNN 10-15 volte in base alla lunghezza di una frase. Seppur questo modello di rete neurale ricorrente negli anni 80 e gli anni 90 funzionava piuttosto bene, i problemi iniziarono poi a saltare fuori. Uno dei problemi era che fare questo processo di unrolling faceva sì che le reti neurali si dimenticassero di quello che veniva detto all'inizio della frase, soprattutto per frasi molto lunghe. Un altro problema erano che le recurrent neural network erano difficili da addestrare, difficili nel senso che ci voleva tanto tempo. Quindi ci stavano tanto tempo per addestrarle. Poi aggiungiamo il fatto che avevano la tendenza a dimenticare quello che era stato detto all'inizio della frase, i ricercatori hanno dovuto trovare altre soluzioni. Dobbiamo fare un balzo nel 1997, quando due ricercatori, di cui vi metterò qua a schermo il loro nome perché non li so pronunciare bene, hanno introdotto le LSTM, ovvero Long Short Term Memory. Sono delle reti neurali, anch'esse ricorrenti, che ovviamente migliorano le RNN, che, come suggerisce il nome stesso, Long Short Term Memory, ovvero memoria lunga a breve termine, riescono a non dimenticarsi quello che è stato detto all'inizio di una frase. Bellissimo, quindi funziona bene. No, sì, è vero, risolvevano il problema che le cose diventavano più semplici da addestrare, la rete non dimenticava quello che era stato detto all'inizio, cioè, o meglio nelle fasi iniziali di una frase, ma tuttavia si sono resi conto che le capacità linguistiche di questo modello non erano poi così eccezionali. Infatti, per tanti anni sono state introdotte diverse versioni di recurrent neural network, LSTM, varianti, per cercare di risolvere questo problema. Finché, nel 2017, arrivò la vera svolta. Google presenta questo articolo col titolo All You Need Is Attention, ovvero l'attenzione è tutto quello che ti serve. Questo articolo, infatti, introduce, nell'ambito dell'intelligenza artificiale, i transformer, non questi transformer. I transformer sono delle reti neurali che praticamente, utilizzando quello che si chiama un processo di attenzione, ecco perché il titolo del paper era l'attenzione è tutto quello che ti serve, riescono a migliorare le capacità linguistiche delle reti neurali. Il modo con cui funziona è relativamente molto semplice. Quello che fa è di considerare tutta una frase e riesce a dare dei pesi a delle porzioni piuttosto che altre. Quindi parti di una frase che hanno un peso maggiore hanno più importanza nel generare l'output di parti di una frase che hanno una importanza minore. Tutto viene considerato, ma pesando varie porzioni di una frase in maniera diversa. Quindi questo significa che la rete neurale pone l'attenzione su determinate porzioni di una frase piuttosto che altre. E questo è importante perché il significato di una frase è contestualizzato. Con le vecchie RNN o LSTM, un determinato output dipendeva dal token corrente e dallo stato del token precedente. Però una frase può dipendere anche da una cosa che è stato detto all'inizio. Si possono fare tanti esempi. Se io dico ieri ho mangiato la zuppa, ieri e all'inizio della frase ha un certo peso per contestualizzare il tempo di quell'azione. Tuttavia, se io dico ieri ho mangiato una zuppa inglese, il senso della frase cambia drasticamente. Quindi transformer, riuscendo ad avere una visione d'insieme di tutta la frase e mettendo quello che si dicono dei pesi e punti giusti,
per dare più risalto a determinate frasi piuttosto che altre, riescono a generare delle frasi che assomigliano a come lo faremmo noi umani. Spero di no, perché noi umani facciamo tanti errori grammaticali. Tuttavia, questi transformer hanno dei problemi. Uno di questi problemi è che hanno una squintalata di parametri. Ora, andarvi a spiegare nel dettaglio cos'è un parametro di una rete neurale è molto complicato. Tuttavia, per farla molto semplice, un parametro è quel numeretto che viene messo per pesare ogni parola che viene data in input. Tuttavia, questo numeretto non viene messo per ogni parola, viene messo per ogni parola e la relazione che può avere quella parola con tutte le altre parole della frase. E quindi, se noi dobbiamo addestrare quello che viene chiamato un large language model, quindi un modello linguistico molto grande, come GPT-3, è qui che entrano in gioco la squintalata di parametri. E infatti trovare i parametri giusti è quello che si basa in deep learning, e quindi l'addestramento di reti neurali. Nel 2018 OpenAI presenta GPT, che sta per, come dicevo poco fa, Generative Pre-trained Transformer. Cosa significano queste parole alla luce di quello che abbiamo detto? Transformer lo sappiamo cosa sono. Pre-trained significa che è stato preaddestrato, quindi qualcuno l'ha presa e l'ha addestrata già per noi. Generative sono tutte quelle reti neurali che, date degli input, generano delle cose. In questo caso dei testi, ma come sapete, per esempio nel caso di DALL-E, generano delle immagini. GPT fu una pietra miliare nell'ambito dell'intelligenza artificiale e spiazzò lo stato dell'arte dei modelli generativi linguistici. E infatti, l'anno successivo, OpenAI presentò GPT-2. OpenAI dichiarò che era fatto talmente così bene che alla fine ha deciso di non rilasciarlo, perché aveva paura che GPT-2 venisse utilizzato per scopi poco etici. Ma niente di tutto quello che era GPT-2 è paragonabile a GPT-3, che è quello su cui è basato ChatGPT. E la cosa che molti non sanno è che GPT-3 utilizza tecnologia che esiste. Transformer, addestramento non supervisionato, roba che già c'era, semplicemente qualcuno le ha messe insieme per creare questo strumento tecnologico che oggi molti ne sono entusiasti. GPT-3 ha miliardi di parametri, si parla di qualcosa come 175 miliardi di parametri, ed è stato addestrato con dei testi che si trovano su internet. Ed è qua che ci sono i primi problemi. Questo perché internet è pieno di pregiudizi e di disinformazione. Una cosa che molti non si rendono conto è che questi modelli generativi, sia quello per i testi che quello per l'immagine, non generano roba nuova, quindi non c'è creatività. Semplicemente reinterpretano e reimpastano quello su cui loro sono stati addestrati. Molti di voi faranno veramente fatica a credere a quello che sto dicendo, soprattutto perché uno di voi nei commenti mi ha detto che ChatGPT ha le sue opinioni. No, non ha le sue opinioni, sono le opinioni delle persone che hanno scritto i testi su cui il chatbot è stato addestrato. Non umanizzate quello che non è. E, se non volete credere a me, credete a ChatGPT, a cui ho fatto la domanda. ChatGPT, hai delle opinioni? La sua risposta è stata: ciao, come modello di linguaggio di intelligenza artificiale, non ho opinioni o convinzioni personali. Sono progettato per fornire informazioni fattuali e obiettive basate sui dati e sulle conoscenze su cui sono stato addestrato. Le mie risposte sono generate in base all'input che mi viene fornito e non ho opinioni o emozioni soggettive.